Buongiorno. Allora, oggi vi voglio parlare di come si fa a essere presenti sui motori di ricerca, perché la cosa importante oggi è che se non ci sei, non esisti. Questo è il vero problema. Allora, i promotori finanziari viaggiano ancora sul porta a porta, sul passaparola, che è un buon metodo perché l'abbiamo già visto. Nel corso referral è molto importante, però per esempio nel referral secondo step noi andiamo a lavorare su una pesca un po' più a strascico come concetto. L'idea mi è venuta perché mentre stavo scrivendo Scacco le regine, una domenica mi sono messa d'impegno, sono entrata in internet, Google, motore di ricerca, e ho scritto promotore finanziario Milano. Dopo un'ora e mezza non sono arrivata a capo di niente, cioè, e stiamo parlando di Milano. Nel caso in cui io avessi il problema di cercare, di trovare un promotore finanziario e non avessi nessun parente che ha già un promotore finanziario, e se il 93% del mercato è in mano alle banche, questo significa che è evidente che ci sono milioni di persone che non hanno e non conoscono un promotore finanziario. Oggi, però, qualsiasi cosa tu abbia bisogno, da uno che ti faccia il trasloco di casa, alla ricerca di una tappezzeria, a qualsiasi altra cosa, o lo chiedi al tuo vicino di casa o a un tuo parente, oppure oramai il parente più stretto che abbiamo si chiama internet. E quindi vorrei darvi come suggerimento. E poi lo si vede meglio quando faremo il corso, sia a Scacco alle regine che nel referral secondo step, parliamo proprio di questo, cioè di come si fa a essere presenti. Combinazione, proprio mentre stavo preparando questi due corsi, sono usciti una serie di libri della collana del Sole 24 Ore che si chiamano Fare business con i social network, e guarda caso il primo numero, così non sembra che faccio pubblicità solo ai miei libri. Il primo numero tratta proprio di Facebook e di quanto è importante essere su Facebook. Ora, il procedimento è molto semplice, il libro ti guida stile pastore tedesco a creare il tuo profilo, sia privato, ma soprattutto quello pubblico, che è quello interessante. La collana si compone di diversi libri. I tre forse più interessanti, almeno per quello che riguarda il vostro settore merceologico, sono quello di Facebook, poi ne abbiamo un altro che è proprio su YouTube, che è il numero 7, mentre Facebook è proprio il numero 1, e ce n'è un terzo che è quello su Twitter, che non ho qui in questo momento perché lo sto leggendo, perché al momento è quello che, insomma, mi ritorna a essere un po' più ostico. Allora, quello che voi non sapete, e poi c'è un'altra cosa molto interessante, e questa l'ho scoperta proprio questa mattina. Esiste un sito, e ho creato proprio questa mattina il mio sito privato, perché io ho già il sito come KK Formazione, e questa mattina mentre ascoltavo la radio ho proprio sentito che c'era la possibilità di crearsi un sito come libero professionista, come azienda, come volete voi. Un sito personale, e in un'oretta mi sono messa questa mattina e ho creato il mio sito, che è www.francescaluisabianchi.it. Vi consiglio di entrarci, andarlo a vedere e capire quanto è facile poterlo costruire. La società che dà questa possibilità di costruire il tuo sito con dei modelli già preimpostati, per cui è veramente, cioè, a prova, come dire, di ottantenne, per capirci, o a prova di non tecnologicamente avanzato, come la maggior parte dei promotori italiani, e purtroppo non vi sto svelando un segreto, ma è veramente molto facile. La società che si occupa e che vi dà questo servizio si chiama, ve lo dico subito, la mia impresa online.it, per cui se voi cliccate su www.lamiaimpresaonline.it e potete costruire il vostro sito facilmente. Questo per ovviare naturalmente al problema di cui vi ho parlato e accennato all'inizio mentre stavo scrivendo Scacco alle regine. Voi non vi si trova.
o uno ha un parente, un conoscente, un amico che ha già un promotore finanziario, o anche ammesso e non concesso che io sia scontenta della mia banca, io non ho nessuna possibilità di rintracciarvi. E questo è terribile, perché state peccando del peccato del deserto, cioè non state dicendo dove c'è la fonte più vicina d'acqua. Alla prossima puntata vi spiegherò altre cose. Grazie a tutti, buona giornata.